Focus. Il 2 luglio si è tenuto a Palazzo Lascaris un consiglio regionale aperto sull'Europa. L'Assemblea legislativa piemontese ha deciso di dedicare una riflessione sul perdurare della crisi finanziaria ed economica, sul nodo della legittimità democratica dell'Unione Europea e sull'inadeguatezza di molte regole che oggi governano le decisioni europee nel produrre effetti risolutivi sugli Stati membri. Io ho raccontato come funziona il Comitato delle Regioni, che è l'Assemblea delle Regioni e degli Enti Locali, di cui sono in questo momento presidente, e ne ho spiegato il ruolo importante anche in questa fase, che è una fase nella quale l'Europa deve ridarsi un assetto costituente, quindi iniziare a ragionare anche sulla base di ciò che è stato approvato al Consiglio europeo, iniziare a ragionare sul nostro futuro, non solo economico ma anche politico insieme. Il territorio piemontese potrà essere una parte importante di questa nuova regione europea. Tutte le nostre peculiarità saranno sicuramente più facilmente esportate e porteremo il Made in Piemonte in Europa. È fondamentale per i nostri imprenditori, per la nostra economia, per le nostre peculiarità. Tutto sta a riuscire a lavorare oggi per dare vita a questo nuovo progetto. È importante, anzi importantissimo, per la nostra economia e per l'economia di tutta Italia.